Brindisi in famiglia alla Virtus. Il gol vittoria è di Manuel Turchi, migliore in campo e match winner del Biondi, nonché diletto sposo del presidente rossonero Valentina Maio. Quarta vittoria interna per i frentani, ormai clienti fissi della zona playoff. Successo sofferto, ancorché meritato, contro una Juve Stabia priva del bomber Corona, rinata solo nell'ultima mezz'ora. Braglia la ridisegna in corsa, già al 28esimo, rimpiazzando Davi con Albadoro, affrittata già fatta però. 14 minuti prima, Turchi l'aveva giustiziata con una delle sue non rare giocate. Lo stabiese Fabbro lo perde sul più bello ed il gioco è fatto. Sale poi sugli scudi la scadente terna arbitrale. Al 32esimo sembra solare l'atterramento in aria campano del frentano di Gennaro, così come restano ciclopici i dubbi sul gol annullato a Turchi, prima convalidato dal direttore di gara e poi annullato dopo una segnalazione dell'assistente Palazzoni. Applica la par condicio degli errori il signor Mangialardi, che al 45esimo non si sente di fischiare un rigore netto al giovane Mbankoku, placcato dal portiere Chiodini. La ripresa è gestita non benissimo dal Lonciano, che prima sciupa il raddoppio con Di Gennaro e poi lascia il campo agli ospiti, temibili quasi sempre con Raimondi, che all'87esimo centra pure la traversa. Al 91esimo le Vespe trovano l'acuto, ma è solo virtuale. Pavoletti è in offside, almeno stavolta la terna non sbaglia.